Peccato che oggi il torcicollo. Questa tagliala, perché sennò bruciamo la sorpresa. Allora, abbiamo oggi deciso di chiudere il canale. Aspetta. Ragazzi, oggi una bruttissima, triste, amara notizia per noi e credo anche per voi. Chiudiamo il canale. Perché questo? Ci hanno prima aperto il canale, ce l'hanno fatto... E poi ci hanno chiuso. E noi abbiamo deciso... Di ricucirlo. Di chiuderlo. Quindi che cosa significa? Che apriremo un nuovo canale. No, aspetta! Capito, ma glielo vuoi dire? Nonostante gli sforzi, nonostante i video, nonostante i follower, il grande successo che negli ultimi mesi stiamo registrando in effetti su tutte le piattaforme, non solo su questa. Voi immaginatevi tante persone, una in fila all'altra, con un blocco note che registrano il successo. Perché si dice registrare il successo? Lo registri, no? E poi lo rivedi. Sto a morire con sto torcicollo. Nonostante il torcicollo, nonostante il lavoro, gli impegni... Gli schiaffi, le botte... Le botte. Le botte e gli schiaffi. Siamo arrivati a questa drammatica, triste, brutta conclusione. Ma tra l'altro già è aperto, come vi dicevo, l'altro canale. Soltanto che non ve lo abbiamo forse ancora detto, anche se qualcuno, non so come, ha trovato il titolo molto simile all'altro canale e quindi già ci si è iscritto. E il nuovo canale si chiamerà Barbari 2, ma perché? Come avete fatto a trovarlo soprattutto? Noi avevamo messo questo titolo... Non lo trovavo io ancora. Questo titolo così originale, innovativo, strano, abbiamo detto sorprendiamoli con un titolo di quelli proprio effetto, infatti abbiamo trovato i Barbari 2. Che no, diciamo che dobbiamo proseguire quello che stiamo facendo qui su YouTube, però in modo diverso, nel senso che lo vedrete, non spieghiamo niente, però tutti quelli che ci seguono in questi video, appunto quelli più estesi, chiamiamoli così, rispetto per differenziarli dagli altri, quelli shorts, quelli brevi, verranno tutti interamente pubblicati di là. Esatto. Sempre. Quindi ci dividiamo. Quindi questo canale proseguirà, diciamo, la sua opera di diffusione degli shorts, rimarrà solo ed esclusivamente per gli shorts. Il nuovo canale invece diventerà una marea di roba, diciamola così, senza specificare cosa, ma lo vedrete. E quindi Marco... anche vlog, anche dietro le quinte, tutto quello che riguarda la nostra vita insieme. La vita di coppia. Diciamo la vita di coppia. Sei formaggino? Poi le cose che io farò nel mio canale le pubblicherò sul mio canale. Emanuele probabilmente a breve avrà il suo canale, aprirà il suo canale che tratterà fondamentalmente di cinema. Sei formaggino? Oh, niente, io ho cercato di andare avanti per saltare. Vabbè, vi abbiamo reso le idee più chiare, no? Credo, con questa spiegazione. Ma che stai a dire? Perché se non ci ho capito niente io, figuriamoci voi che state di là. In descrizione metteremo il link della nuova, del nostro nuovo canale dove pubblicheremo tutto. Sui Barbari 2 la vendetta. Se riuscite a trovarlo si chiama i Barbari 2, ma visto che ad oggi non è stato pubblicato ancora alcun video, credo sia quasi impossibile di trovare. A trovare. Da trovare. Da trovare. Il problema è che qualcuno l'ha trovato. Ma problema per così dire. Forse è il dark web? Non credo. Non lo so. Sono i misteri di YouTube, lasciamo i misteri. È il multiverso? Vabbè, andiamo avanti. Noi questa sera alle 21 saremo su Twitch. Ovviamente, come abbiamo scritto nelle stories, a pubblicare, a prenderci in giro di tutti gli errori, di tanti degli errori che abbiamo fatto durante le registrazioni degli shorts. Cose che non avevamo avuto ancora il coraggio di farvi vedere, ma che poi a un certo punto abbiamo detto, vabbè, ma perché... Allo stato puro. Tenere nel cassetto tante papere. Io l'avrei tenuta nel cassetto, però Emanuele si è svegliato stamattina dicendo ho un'idea, una brillante idea. Facciamo vedere quello facciamo che non abbiamo serena. Mai avuto il coraggio di far vedere. E per premiare le persone che vengono in live con noi, che stanno con noi nei primi giorni appunto di live su Twitch, le vogliamo dare in anteprima a loro. Quindi per riassumere, i consigli sono due. Il primo, il più urgente... Spengete il computer perché probabilmente ci state troppo attaccati e se state al cellulare, spengete il cellulare. Però prima di spegnere, che poi è meglio dire spegnere. Qualcuno ci ha scritto meglio sotto, spegnere. Perché scrivete spegnere? Spegnere. Davvero? Quando ci hanno scritto? Sì, dice, che cos'è questo parlare forbito? Ah sì? Forbito? E stiamo su Forbis. Comunque, al di là di tutto, se proprio non bevate spegne niente, fatevi un panino col prosciutto. Per i vegani? Col tofu. Comunque, parli in modo ardito, che fa male. Senti, Fellone, raccontala te la storia.
Vabbè, insomma, per riassumere, due consigli. Uno, il più urgente, è quello di collegarvi con noi stasera alle 21 su Twitch, perché faremo una bella conversazione, come è già capitato nelle prime due live, una bella chiacchierata proprio con voi, quindi ci confideremo e sveleremo anche qualche dietro le quinte, anzi parecchi dietro le quinte. Il secondo consiglio è quello di andare, e questo anche immediatamente, a cercare, se lo trovate, il canale dal nome... No, lo mettiamo il link in descrizione, che è molto più facile. Ma facciamo la caccia al tesoro, che loro se lo vanno a trovare. Ma quale caccia al tesoro? Veramente è impossibile. Quando YouTube non ti vuole far trovare una cosa, non te la fa trovare. Vabbè, comunque iscrivetevi ai Barbari 2. Oh. Per concludere... cantiamo la canzone. E ci pareva strano. E ci pareva strano. No, non lo mette che rovini la sorpresa. Ma dai, si è una sorpresona. Vabbè, poi le persone lo capiscono così. Faccia verde, no? Un po' d'acquolina. Non parlare furbito. La bavetta. La bavetta. Se volete venire, seguiteci. Chi ci ama, ci segua. Ciao, quindi fate swipe up. No, fate swish. Switchate. Quindi ci vediamo sull'altro canale, perché già è pronto il nuovo video. Ciao. Sta pezzo su Gila! Su Gila! E ci pareva strano! Peccato che oggi il torcicollo!